La gigantesca astronave è stata costretta a lasciare la Terra nel tentativo di distogliere l'attenzione degli alieni dal nostro pianeta. È un duro colpo per gli abitanti dell'isola Macros, che hanno ricostruito la loro città all'interno dell'astronave. Stasera si tiene un grande ricevimento per la prima del film Il piccolo drago bianco, interpretato da Min Mei e da suo cugino Kyle. Ehi, Min Mei, che ti prende? Sei l'ospite d'onore, dovresti essere dentro a divertirti, no? Mi sembra che tu ti stia divertendo abbastanza per tutti e due. Beh, ammetto di aver alzato un po' il gomito, ma chi può biasimarmi? Dopo la prima di questo film tu diventerai una stella e farai soldi a palate. E potrò avere tutto ciò che desidero. Ah, non chiedermelo nemmeno, anzi avrei bisogno di aiuto per portare i soldi a casa. Credimi, Min Mei, questo è il tuo momento d'oro e ogni tuo desiderio è un ordine per me. Forse potresti darmi una mano. Vorrei riservare un posto in prima fila alla proiezione del mio film. Un posto in prima fila per domani sera? Non so, è un po' tardi. Ti prego. Tu sei la star, vuoi che non ti cedano un posto in prima fila? Ci penso io, tu resta qua e divertiti. Non so cosa darei per vedere la faccia di Rick quando glielo dirò. Oh, Min Mei, ti ho cercata dappertutto, cara. Come stai? Che magnifica festa. Stavo giusto dicendo... Scusami, sono così maldestra. Come mi dispiace. Devo essere scivolata su un cubetto di ghiaccio. Ti ho sporcato il vestito? No. Un vestitino un po' demodé, ma non privo di charme. Delizioso, l'hai fatto tu, cara. Jen? Ehi, Jen, dove sei? Arrivo, tesoro. Stavo scambiando due chiacchiere con Min Mei. Min Mei, hai detto? Sono secoli che desidero conoscerla. Non dare le lattine, Michune. È una noia mortale. Sono una bambina. Perché non andiamo a sederci da qualche parte? Ti leggerò la mano e poi potremo fare... Forse dovrei assumere una guardia del corpo. Min Mei, qui c'è il biglietto per la poltrona 5A. Ma è meraviglioso. Oh, grazie, Kyle. Beh, non ringraziare me, ringrazia lui. Ehi, domani devi alzarti presto. Perché non vai a nanna? Mi sembra una buona idea. Vieni, ti accompagno. In un'altra parte dell'astronave, l'atmosfera è meno movimentata. La base militare che ospita i piloti Varitek è immersa in una silenziosa ma vigile calma. Pronto? Caserma ufficiali alla est, desidera? Vorrei parlare con il tenente Rick Hunter, me lo può passare, per favore? Il tenente Hunter? Attenda un attimo. È in servizio stasera, monta la guardia alla sezione ricognitori. E quando rientrerà? È molto importante. Non glielo saprei dire. D'accordo. Potrebbe dirgli, per favore, che per domani sera ho riservato a suo nome la poltrona 5A alla prima del film Il piccolo drago bianco. D'accordo, 5A. E chi devo dire che ha chiamato? Gli dica alla sua amica Ugola d'Oro. Ma è proprio sicura che il tenente capirà? Sì, certo. Ora devo riappendere. Grazie. Ok, riferirò il messaggio. Speriamo che l'avverta sul serio. Quel tipo non mi sembrava molto sveglio. Che razza di gente si è messa ad arruolare l'aviazione? Sono distrutto. Non vedo l'ora di buttarmi sul letto. E sono qui. Va bene. Ah, tenente Hunter. Sì? Signore, qualcuno ha chiamato per lei circa un'ora e mezza fa. Ah sì, e chi era? Non lo so, ma mi ha detto di dirle che era la sua amica Ugola d'Oro. Davvero? È fantastico! Ha parlato di un film o qualcosa del genere. Oh beh, non importa, glielo dirà lei stessa, immagino. Pronto? Sto cercando la signorina Min Mei. Non sa il numero della sua stanza? Oh... Beh, non può fare un'eccezione. Mi ha chiesto di richiamarla, è importante. Probabilmente starà già dormendo. Su, che cos'è quel muso lungo? Stasera sei stata la regina della festa e domani ci sarà la prima del tuo film. Cerca di dormire ora, ti sentirai meglio. Già, forse domani mattina. Beh, probabilmente dormiva. Però vorrei sapere perché mi ha chiamato. Già, voleva forse ricordarmi la prima del suo film. Questa città è piena di soldati. Con un po' di fortuna dovrei riuscire a trovare il pilota che mi ha battuta. Ah, ma che diavolo succede? Forse tutta quella gente si è riunita per festeggiarlo. Devo cercare di avvicinarmi. A giudicare dalla folla, l'avermi abbattuta deve essere considerata un'impresa molto valorosa. Ciao! Grazie per essere venuti! Salve! Evviva! Viva Min Mei! Wow! Min Mei è ancora più bella di quanto mi aspettassi. Meno male che siamo arrivati prima di tutti gli altri, sennò addio.
Grazie. Grazie per il vostro appoggio a questo film, il primo girato a bordo dell'astronave. Ed ora, senza dilungarmi oltre, passo a presentarvi i protagonisti del film, In May e Lynn Kyle. Non è nemmeno passato a ritirare il biglietto. Allora, Lynn May, che cosa ha significato per te girare un film? È stata un'esperienza fantastica, spero che il pubblico mi apprezzi anche come attrice. Lynn May, direi che hai avuto la tua risposta. Il pubblico ti ama, qualsiasi cosa tu faccia. Sentiamo Kyle adesso. Allora, vuoi dire qualcosa ai tuoi fans? Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nella produzione e soprattutto Lynn May per l'aiuto che mi ha dato. È così carino. Ho sentito dire che ha una relazione con Lynn May. Davvero? Credi che si sposeranno? Non dite sciocchezze, Lynn May non lo sposerebbe mai. Ma insomma, volete star zitti, non sento niente. Oh, che modi. Per la calorosa accoglienza. Ed ora una sorpresa. Lynn May ha accettato di cantare per noi per festeggiare il grande evento. Oh, grazie, siete davvero molto gentili. Bene, spero che la mia canzone vi piaccia. Fra parentesi, è il tema musicale del film. Stage fright, go away. This is my big day. This is my time to be a star. Ha inizio il film. Il soggetto è di genere fantastico, ma non tutti sanno che la fantasia non è la realtà e che il cinema spesso è solo un mezzo di divertimento e che come tale deve essere preso. Schermo visivo pronto. Bene, via alle immagini. Sembrerebbe la registrazione di un combattimento. Di un combattimento primitivo, direi. Non capisco che cosa ci trovino di interessante. Nemmeno io, signore. Forse serve all'addestramento dei soldati. Che magnifico e potente guerriero. Deve essere stato lui ad abbattermi. Chi altri ne avrebbe avuto il coraggio? Ah! Ehi, quella è Lynn May. Sì, hai ragione. Voi conoscete quella ragazza? Sì, è quella di cui io me la immaginavo un po' diversa. Anche a me non sembra niente di speciale. Ma è naturale, questo è un monitor, è molto più carina vista dal vivo. Proprio così, dovreste vederla di persona. Noi ci uscivamo insieme tutte le sì, infatti, per un certo periodo siamo stati i suoi migliori amici. Ragazzi, guardate che roba! Hai visto quel che ha fatto? Che poteva essere? Forse quella è la forza leggendaria di cui abbiamo sentito parlare. È un raggio mortale. I nostri soldati non bastano niente contro un'arma simile. Questo forse può spiegare in parte l'esistenza di quel loro incredibile scudo protettivo. Dobbiamo informare immediatamente il nostro comandante in capo, Dolza. Oh, amore mio, sono qui. Stai bene? Ti prego, parlami. Scusi. Mai visto niente di simile in vita mia. Stranissimo, ma perché diavolo lo fanno? Ma è incredibile, sembra quasi che si divertano. Sì, lo fanno in continuazione, per loro è una cosa normale. Vuoi dire che certo. Obbligano la gente ad unire le labbra? Sì, lo fanno tutti i giorni. È veramente incredibile, non so se ne sarei capace. Mi hanno mai costretto a farlo con quella ragazza. Sì, puoi giurarci. Già, cari, molte volte. A me si sono persino gonfiate le labbra. Scusate, vorrei passare, per favore. Bravo! Scusi tanto, permesso, scusi. Oh, mi scusi tanto, signore. Sono molto spiacente, io... sei tu, Lisa. Chiedo scusa, devo aver inciampato, non so come, allora... E io ho avuto la sfortuna di trovarmi sul tuo cammino, vero? Sì, naturalmente, se no non mi sarei mai permesso di metterti le mani addosso. Ah, sì? Sì. Questo lo dice lui. Già, gli è andata male, adesso fa la parte dell'agnellino. Ma gli dia una lezione. Sarà meglio continuare la conversazione altrove. Sì, mettilo in riga. Che ficcanaso, intromettersi così in una discussione privata. È stato molto imbarazzante. Allora, che cosa ci stavi facendo in quel posto? Volevo vedere il film. Davvero? E sul più bello ti sei alzato e te ne sei andato via? Io... Maggiore, ci attaccano! Attenzione, prepararsi alla trasformazione modulare. Dirigersi immediatamente al rifugio più vicino. Sarà meglio sbrigarsi. Che bisogno c'era della trasformazione? Hai idea di dove si possa trovare il rifugio più vicino? Cosa? Che diavolo ti prende? Non possiamo metterci al riparo, dobbiamo correre alla base il più... Oh,
sai che ce la faremo! Ti ho preso, resisti! Ora ti tiro su. Sì, ok. Lascia che mi sistemi meglio. No, non può essere. Rick. Ma no, Kyle. Mimmei, stai bene, vero? Mamma mia, ci siamo presi un bello spavento. Ma non preoccuparti, adesso va tutto bene. Certo, non ci hanno dato molto tempo per metterci a riparo. Ottimo tempismo, proprio nel bel mezzo del film. Devo assolutamente trovarlo. Ehi, che carino. Ecco fatto. Credo che di qui ci sia una scorciatoia. Intanto Britai si preoccupa per l'esistenza di un'arma misteriosa, forse ancora più potente delle armi Robotech. Siamo nei guai. Maledizione, potremmo perdere. Questo corridoio promette bene. Se lo dici tu. Siamo vicini all'uscita, basterà voltare a destra. Tu seguimi, ti porterò fuori di qui, sicuro come l'oro. Ah, un vicolo cieco. Siamo in trappola. Eri tu quello che sosteneva di conoscere una fantastica scorciatoia? Cosa pretendi? Non avevamo scelta. Se non avessimo svoltato a destra, forse saremmo rimasti schiacciati. E poi, se ci fossimo messi subito a riparo, come avevo detto io, ora non ci troveremo qui. Rick, ti sembra questo il modo di parlare a un superiore? Bene, mi fai pesare il tuo grado mentre siamo intrappolati come topi, eh? No, sarebbe assurdo. Si direbbe che l'attacco sia già cominciato. Di qui però non si vede niente. Chissà come se la starà cavando, Sam. In effetti, sul ponte di comando... No, no, la squadriglia Perla doveva decollare dal livello intermedio C4, non dal blocco B della pista superiore di rullaggio. Ponte, non capiamo bene le vostre istruzioni. Oh, sul serio? Oh, Lisa, ti prego, vieni a riprenderti il tuo posto. Beh, non è il caso che tu mi tenga il muso come se fossi un bambino. È molto infantile rifiutarsi di parlare con qualcuno. Hai capito quello che ho detto? È il minimo che tu possa fare. Sii così educato da parlarmi, tenente Hunter. Mi sento insicura quando la gente non mi parla. Ecco una bella sorpresa. Non avrei mai immaginato che la parola insicura facesse parte del tuo vocabolario. Che cosa intendi dire? Che tu sei troppo decisa per essere insicura. È quello che pensano tutti, ma a volte sono così spaventata. Pensandoci bene, forse c'è qualcosa di cui potremmo parlare. Già, ma di che cosa? Beh, per me fa lo stesso. Sai, mi chiedo perché il comandante abbia ordinato la trasformazione prima ancora dell'attacco. È il primo ufficiale a dare l'ordine. Se non ci sono io, è Sammy ad assumere il comando. È Sammy a comandare. E questo spiega tutto. Per tua norma e regola, Sammy è stata appositamente addestrata. Chissà come se la starà cavando il mio vecchio amico Max. Bene, immagino. Non è considerato come una specie di genio da voi? Sembra incredibilmente dotato, molto più di me. L'abbiamo osservato. La sua tattica militare è quasi perfetta e la sua tecnica di volo è impareggiabile. Spero solo che tu non debba mai cambiare parere. E perché dovrei? Non sono affatto sicuro di quel che possa accadere a tipi come lui. Ma il momento più pericoloso di una battaglia è quando si è convinti di essere più forti. Sbaglio o stai parlando come un vero capo pattuglia? Beh, può anche darsi. Mi preoccupano i loro strani poteri, signore. Ecco perché combattono così bene. Salute. Forse c'è qualcuno che mi sta pensando. So che forse lo troverai un po' sciocco, ma... Beh... Il fatto di essere qui con te mi ricorda quando eravamo prigionieri sull'astronave aliena. Ti ricordi? Fuggimmo travestendo un birobò d'alieno. Noi nascosti nei taschini dell'uniforme e Max ai comandi. Ne abbiamo passate delle belle, vero? Ma la situazione in cui ci troviamo ora è del tutto diversa, perché in fondo siamo prigionieri della nostra stessa astronave. Sì, certo, hai ragione. Anche se è stata costruita dagli alieni, ora è la nostra astronave, la nostra casa. Beh, dobbiamo solo aspettare che cessi l'allarme. Già, dovremo essere in grado di uscire di qui non appena il nemico smetterà di attaccarci. Sì, ma anche se così fosse, la tregua non durerà per molto. Non riesco proprio a capire la loro tattica. Cosa li trattiene dal distruggerci, visto che dimostrano di essere molto più potenti di noi? Tu hai qualche idea in proposito? Beh, credo proprio di sì. Probabilmente quello che ti dirò non ti risulterà nuovo. Sembra che gli alieni siano divisi in due fazioni. Gli uni pensano che deriviamo da ciò che chiamano protocultura, il che li spaventa e li trattiene dal distruggerci, e gli altri sono di parere contrario. E questi ultimi sono quelli che ci attaccano di continuo? Proprio così. Ne risulta una grande confusione a livello operativo, il che spiega perché ci attacchino e immediatamente dopo si ritirino. Ma quanto durerà ancora questo dannato tira e molla? Fino a quando una delle due fazioni non avrà la meglio sull'altra. A quel punto o ci distruggeranno o ci lasceranno in pace. Al momento sono i falchi a tenere in pugno la situazione. Squadriglia Porpora, formazione nemica in avvicinamento. Forza d'attacco Rubino, serrare le file intorno alla squadriglia Porpora nel terzo quadrante.
Sembra che cominci a prenderci gusto a dare ordini. Sta migliorando, ma è ancora un po' emozionata. Non distraetemi, sto cercando di guidare i caccia all'attacco. Oh, sì, sì, certo, ci scusi, comandante. Chissà per quanto tempo dovremo restare ancora qua giù. L'attacco potrebbe durare ore. Se almeno passasse qualcuno e ci notasse, proverò a chiamare. Ehi! Ehi, siamo qui! Piatto, sono tutti venite nei rifugi, a prenderci! Non c'è nessuno! Ehi, c'è nessuno in giro! Aiuto! Sì, signore, la sento. Che cosa desidera? Ehi, tu! Tiraci fuori di qui! Spiacente, ne siamo sprovvisti. Scelga ancora. Abbiamo quella stupida testa di latte. È inutile che te la prenda tanto. È soltanto una macchina. Sì, lo so. Allora, che cosa ti ha spinta a fare quella fila davanti al cinema? Perché me lo chiedi adesso? Non so, mi è venuto in mente e te l'ho chiesto. Perché? C'è qualche problema? Se la cosa è troppo personale per discuterne, cambiamo discorso. No, non c'è niente di personale. Volevo vedere il film come chiunque altro su questa astronave. E ci sei andata nonostante tutta quella folla? Sei riuscita a vederlo dall'inizio? Il proprietario mi conosce. Ero seduta fuori perché non avevo fatto in tempo a ritirare il mio biglietto alla cassa. Ehi, non credevo che a una donna come te piacesse andare al cinema. Ti sorprende così tanto che anch'io voglia distrarmi un po'? È che ti ho sempre considerata un tipo molto riservato. Beh, sei uno stupido. A volte però sono furbo. Dunque, volevi vedere quel film a tutti i costi anche se era un film di Kung Fu. Ci sono, eri interessata a vedere uno degli attori. No, ti stai sbagliando di grosso. Ma guarda, e ti sei presa la briga di prenotare un biglietto e di fare pugni con tutta quella folla solo per vedere Min Mei? Certo, tu non trovi Min Mei così interessante, quindi deve essere Kyle, è così, ho ragione? Ho ragione? Oh, no, non insistere. E poi non sei tu quello innamorato della grande star? Dico bene? Sì, Min Mei. Sembra siano passati secoli. Ti assicuro che usciremo di qui, avrò sempre cura di te. Rick, non lasciarmi. No, non ti lascerò mai. Mi dispiace, Rick. Volevo solo che la smettessi di prendermi in giro. Non avevo certo intenzione di risvegliare tristi ricordi. Credo di sapere come ti senti. Vuoi dire che anche tu te ne sei andata per la stessa ragione? Non potevi sopportare che la persona che ami baciasse qualcun altro? Che ridere, siamo fuggiti dal cinema nello stesso momento. Ma come puoi essere innamorata di una simile nullità? Assomiglia moltissimo a un ragazzo di cui ero innamorata alcuni anni fa. Un giorno lui dovette partire e morì prima che potessimo sposarci. A volte mi sembra di rivedere il suo viso che mi guarda e non riesco a sopportarlo. Vuoi un fazzoletto? Grazie. Ora capisci perché mi è mancato il fiato la prima volta che ho visto Kai. Assomiglia così tanto all'uomo che porto sempre nel cuore. È come se lui fosse tornato a vivere. Non piangere, Lisa. Credo che soltanto l'amore riesca a dare un giusto significato alla nostra esistenza. Sì, credo che tu abbia ragione. Per oggi è andata, ragazze. Si stanno ritirando. Cominciavo a non poterne più. Li abbiamo respinti. Il nostro schema d'attacco ha funzionato alla perfezione. Ancora qualche battaglia e sarai in grado di sostituire Lisa. Grazie. Cercherò di non commettere altri errori. Andrai benissimo. Lo sai, mi sento un po' come un animale in gabbia. Già, i coniugi scimpanzé che guardano passare la gente. Sono contento di essere qui con te. Anche tu sei un buon compagno di cella. Davvero? Sì, ho come la sensazione che tu cominci a piacermi. È strano, perché stavo pensando esattamente la stessa cosa. Attenzione, prego, c'è stato pericolo. Ora riporteremo l'astronave alla sua configurazione normale. Beh, temo proprio che sia ora di tornare alla realtà. Devo riprendere il mio posto sul ponte. La trasformazione è conclusa. Così sembra. Ma facciamolo con calma. A quest'ora tutti gli spettatori saranno tornati a casa. Sì, è probabile. Guarda la strada, che disastro. Ok. Aspetta un attimo, Rick. I maggiori valgono più dei tenenti. Quindi tocca a me offrire. D'accordo, ma solo per questa volta. La prossima settimana ti inviterò a cena. Tieni. Oh, presto, di qua. Non muoverti da qui, ok? Ma che succede? Niente di grave, ma non voglio che ci resti male. Cosa? Ti avevo detto di non guardare. Sono Kyle e Min Mei e stanno tornando insieme all'albergo. Beh, bentornati alla realtà. Credo che non ci resti altro che rassegnarci. Beh, non è poi così strano. Kyle è suo cugino e certo lei gli sarà affezionata. Non è insolito che due cugini si vogliano bene e siano molto attaccati. Sì, può darsi, ma quei due lo sono fin troppo. Siamo quasi arrivati. Eh sì,
Beh, meglio che io vada. Farò bene a ritornare in caserma prima che pensino che abbia disertato. Rick, devi scappare subito. Non avranno nulla da obiettare se dirai che eri con un superiore. E comunque, desidero che tu resti. Beh, anche a me fa piacere. E così, a bordo dell'astronave, fiorisce un'altra storia d'amore. Due persone bisognose di affetto scoprono la dolcezza di camminare mano nella mano. Tuttavia, in guerra la vita è dura e resta ancora da vedere se i sentimenti che legano Lisa e Rick resisteranno alla tensione e alla violenza. Nel prossimo episodio, Chiron, alla guida delle forze zentradi, sferrerà un attacco senza precedenti contro la grande astronave terrestre. Tuttavia, nonostante i combattimenti e la confusione, Min Mei canterà per i cittadini di Macros, donando loro un pallido raggio di speranza in un momento di nera disperazione. Non perdete Attacco a Sorpresa, il prossimo episodio di Robotech.